Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi svolgeremo un esercizio per determinare la formula molecolare di un composto che nell'esercizio in questione è l'allicina, cioè il composto responsabile del caratteristico odore di aglio. Dall'analisi elementare si sono ottenuti i seguenti risultati: 44,4% di carbonio, 6,21% di idrogeno, 39,5% di zolfo e 9,86% di ossigeno. L'esercizio ci dice che la massa molare del composto è di 162 grammi moli, per cui attraverso quest'ultimo dato è possibile risalire alla formula molecolare. Come abbiamo detto nelle precedenti lezioni, la prima cosa che dobbiamo andare a eseguire è determinare il numero di moli di ciascun elemento costituente la molecola, ricordandoci che queste percentuali che ci vengono fornite danno come somma il 100%, quindi possiamo anche trasformarli in grammi. Vediamo un attimino, innanzitutto, di scrivere la formula generale, quindi in questo caso avremo Cx HY SZ Quindi questa è la formula dell'allicina, ma non sappiamo ancora chiaramente i valori che avranno X, Y, Z e T. Ci calcoliamo quindi il numero di moli di carbonio. Quindi il numero di moli di carbonio è dato, numero di moli di carbonio, dalla massa in grammi, quindi 44 4 grammi fratto 12,01 grammi su mole, il valore è pari a 3,69 moli. Ci calcoliamo il numero di moli di idrogeno, che è pari alla massa, che è 6,21 grammi fratto 1,008 grammi su mole, il valore che esce è 6,16 moli. Poi ci determiniamo il numero di moli di zolfo. Quindi il numero di moli di zolfo sarà pari a 39,5 grammi fratto il peso molare dello zolfo è pari a 32,07 grammi mole. Il risultato è 1,23 moli. Ci determiniamo per ultimo l'ossigeno, quindi il numero di moli di ossigeno sarà pari a 9,86 grammi fratto 16 grammi mole e il risultato è pari a 0,616 moli. Benissimo, a questo punto, in coerenza con la legge di Proust che abbiamo sempre più volte menzionato, gli elementi si legano tra di loro attraverso rapporti costanti definiti e con numeri interi. Pertanto, il secondo passaggio sarà quello di dividere le moli ottenute per il valore più piccolo. Il valore più piccolo è quello relativo all'ossigeno e quindi troveremo chiaramente un valore adimensionale, per cui X, in questo caso del carbonio, quindi il carbonio, quindi X, sarà pari a 3,69 moli diviso 0,616 moli, il valore che esce è 6, quindi x è uguale a 6. Procediamo col calcolo determinando la y, quindi y sarà pari a 6,16 moli fratto 0,616 moli, il risultato sarà pari a 10. Quindi
quindi y è uguale a 10. Ci calcoliamo adesso il valore z, che è relativo allo zolfo, avremo 1,23 moli diviso 0,616, il valore che ne scaturisce 1,99, per cui z possiamo quindi dare come valore 2. Per ultimo l'ossigeno, chiaramente darà un valore unitario, 0,616 diviso 0,616 mol, quindi T sarà uguale ad 1. Bene, a questo punto come procediamo? Procediamo andando a definire il peso della, quindi la formula minima in questo caso sarà pari a, quindi C6, H10, S2O. Quindi questa è la formula minima dell'allicina. Chiaramente l'esercizio ci dice, guardate che il peso molare di questa sostanza è 162 e quindi dobbiamo vedere in buona sostanza se questa è la formula minima, che è la formula minima o potrebbe essere addirittura coincidere con la forma molare. Quindi cosa facciamo? Ci calcoliamo a questo punto i pesi dei 6 carboni, dei 10 idrogeni, dei 2 zolfi e dell'ossigeno e faremo la somma. Quindi 6 carboni peseranno 72 grammi mol. Poi gli idrogeni peseranno 10 grammi mol. Lo zolfo peserà 64 grammi mol e l'ossigeno sappiamo che peserà 16 grammi mol. Quindi qui abbiamo moltiplicato 12 per 6 da 72 e qui 10 per 1,008, quindi 10. Lo zolfo abbiamo detto che pesa 32,07, quindi 64 e l'ossigeno abbiamo un solo atomo 16. La somma di questi valori è pari a 162 grammi mol. Quindi a questo punto, per esprimere quante volte la formula minima sta nella formula molecolare, dobbiamo andare a fare questo rapporto. Quindi il rapporto è unitario, 162 grammi mol fratto, quindi questo sarebbe il valore della massa molare del composto, fratto il valore che abbiamo ottenuto, grammi mol, quindi sono coincidenti, il rapporto è 1. Pertanto la formula minima coincide con la formula molecolare in questo caso. Quindi l'allicina avrà come formula molecolare C6H10S2O. Ricordiamoci sempre che la conoscenza della formula minima è un primo step, nel senso che a noi interessa conosce la formula molecolare di una sostanza. Bene, con questo esercizio abbiamo visto come determinare la formula molecolare, quindi il procedimento che abbiamo svolto è identico in tutte le tipologie di esercizi come questi. Spero che la lezione vi sia piaciuta. Iscrivetevi al mio canale. In evidenza, in allegato, troverete il sito YouTube dove ci sono tantissime video lezioni di chimica con tantissimi esercizi. E spero che vi sia piaciuta la lezione. Iscrivetevi al mio canale e soprattutto schiacciate un like.